Baciato dal sole, si è aperto oggi il motoraduno del Passo dello Stelvio, evento internazionale giunto alla 42esima edizione, prova di campionato italiano. Il raduno punta a promuovere il territorio sondalino nel suo insieme, come sempre con le sue peculiarità. Già ieri sera i primi arrivi, oggi la cerimonia di inaugurazione ufficiale al polifunzionale centro sportivo del paese. Soddisfazione nelle prime parole del vicepresidente del Motoclub Stelvio International, Alessandro Seveso. Il comitato organizzatore si aspetta anche quest'anno l'arrivo di oltre 4.000 partecipanti dopo i primi arrivi e le iscrizioni al Passo dello Stelvio come da programma consolidato. Il clou è in programma per domani. Musica, stand di settore, prove delle moto e ospite d'eccezione Marco Melandri, presente presso l'area del centro sportivo per tutta la giornata. Il programma si apre alle 9 e entro domenica sera gli organizzatori prevedono di distribuire oltre 30.000 pasti a base di prodotti rigorosamente tipici. Tanto per dare altri due numeri, 8 quintali di pizzoccheri e 10.000 litri di birra cruda, prodotta in esclusiva per l'appuntamento. Ma attenzione, aggiungono i promotori, il tutto con la sicurezza in primo piano e le forze dell'ordine a vegliare su di noi.